10 minuti, l'attualità a colori di Claudio Michalizio. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì. Appuntamento di oggi vuole essere una riflessione sul vulnus, sulla minaccia che, secondo chi vi parla, naturalmente sarà sempre il principale ostacolo alla costituzione di una unica entità, di una vera e propria confederazione di stati, sul modello di quello che spesso viene indicato come punto di riferimento gli Stati Uniti d'America per quanto riguarda noi europei. E parte da un argomento che è tabù. Nel giorno in cui anche Frontex conferma che c'è stato un calo degli arrivi di migranti in Italia e da qui poi verso altri paesi europei, una flessione che più o meno è in linea, in sintonia con i dati diffusi dal Viminale anche qualche giorno fa e che sono probabilmente frutto di almeno in parte gli interventi messi in campo, gli accordi internazionali stipulati anche dall'Italia con l'avallo dell'Europa, ma anche dal fatto che probabilmente per altri motivi si sta partendo un po' di meno dalle coste del Nord Africa verso l'Italia. Nel giorno in cui arrivano questi dati, fa notizia il fatto che l'Olanda vuole chiedere di essere sostanzialmente esentata, questa è la parola giusta, dalle politiche di asilo dell'Unione Europea. Poche parole, dice: guardate, se c'è da gestire questioni che hanno a che fare con una presunta emergenza migratoria o comunque richieste di poter arrivare nei Paesi Bassi, nell'Olanda, da parte di persone che arrivano da fuori dei confini europei, sappiate che noi ci esentiamo, noi non ci stiamo. E questo perché, dice la rappresentanza olandese in seno all'Europa, il paese ha già dato tanto. Vengono citate al momento delle fonti governative che avrebbero avallato anche i mezzi di comunicazione questa presa di posizione. Molto presto arriverà anche da parte del governo olandese, nero su bianca, questa intenzione di poter chiedere uno stop per l'adesione alle norme e ai vincoli che riguardano gli stati membri dell'Unione Europea proprio sulle tematiche migratorie. E questo perché, diciamo così, negli ultimi tempi i problemi collegati a un'eccessiva presenza di migranti sul suolo olandese hanno contribuito a esasperare il dibattito politico e hanno anche contribuito a mettere in difficoltà probabilmente le istituzioni del territorio e anche la convivenza in un paese che oggettivamente negli ultimi anni è stato protagonista di un exploit. Se voi andate a vedere la percentuale al 2020 di migranti, di stranieri o meglio, parliamo quindi di popolazione residente, è salita fino al 24%, vado a memoria, è un dato però importante, un dato che non è paragonabile rispetto all'8% italiano, all'8% francese, siamo attorno al 9% in Germania. Insomma, l'Olanda da questo punto di vista, evidentemente per motivi che in questo momento non sappiamo spiegare, è stata più attrattiva, una politica forse più accogliente, il fatto che per tanti motivi, anche magari storici e culturali, quei territori siano un po' più inclini a una politica dell'accoglienza o sono magari più attrattivi per varie altre questioni. Ma il dato è che oggi la percentuale è piuttosto elevata, sono dati del 2020, 24% è un dato sicuramente significativo. Questo naturalmente ha anche delle difficoltà di integrazione che probabilmente però in Olanda funziona meglio che non da altre parti, perché per esempio in Francia periodicamente quando esplodono le proteste nelle banlieue, questo è naturalmente uno dei sintomi di una febbre che rappresenta proprio delle difficoltà di integrazione in un paese di lunga tradizione immigratoria, cioè di arrivo di migranti, ma che evidentemente non ha saputo favorire l'integrazione non soltanto per chi arriva come migrante ed è di prima generazione, ma anche per chi è figlio di migranti che vivono sul territorio. Germania ha problemi analoghi, pur essendo un paese che da questo punto di vista ha saputo nei decenni addietro dare vita anche a molti processi di integrazione che hanno anche dato dei risultati eccellenti.
Non mancano però anche le difficoltà nel caso tedesco, e poi c'è il caso, dicevamo, della Francia, del Regno Unito. Non siamo nel contesto dell'Europa dopo la Brexit, però recentemente avrete anche voi visto le proteste delle periferie a Londra, in altre grandi città del Regno Unito. Anche in questo caso sono dovute a problemi di integrazione. Allora, un conto è l'accoglienza, la gestione dell'emergenza, un conto è dopo questa fase iniziale, che anche la carità al buon cuore dovrebbe non mettere mai in discussione, un conto poi è essere in grado di far sì che chi arriva per esempio in Italia e non vuole stare in Italia possa raggiungere gli altri paesi dove vuole andare. Già su questo noi sappiamo come i meccanismi europei, in modo particolare quelli che riguardano l'Italia, sono in forte affanno, nonostante da anni si decida di cambiare qualcosa. E dall'altra, altro aspetto che è sicuramente importante da sottolineare, il caso emblematico per certi versi poi delle seconde generazioni, che sono un po' forse la cartina di tornasole, quella che permette di capire davvero se c'è stata, oltre alla politica dell'accoglienza, una sana politica di integrazione. E queste sono quelle dimensioni, quelle realtà che si respirano soprattutto nei quartieri di periferia, nelle grandi come nelle piccole città, perché poi è lì che alla fine ci sono le maggiori concentrazioni di etnie differenti in un contesto molto variegato. L'Olanda, quindi, che chiede l'esenzione, in qualche modo mette in discussione un principio, quello della sussidiarietà, quello della interazione, della collaborazione, della sinergia, usate voi l'espressione più giusta, che dovrebbe esistere tra gli stati membri dell'Unione o di qualunque consesso che abbia dei principi fondanti di valore alle sue origini. È giusto farsi da parte? È giusto dire io non ci sto perché ho già dato? E qui entriamo nell'ambito di riflessioni che richiederebbero troppo tempo, perché vanno a toccare principi e capisaldi, appunto, dei concetti di sussidiarietà, di collaborazione, statuti che ci sono e che legano i rapporti, in questo caso all'interno dell'Unione Europea. Insomma, è un argomento troppo complesso, addirittura principi filosofici, etici, e chi più ne ha più ne metta. Però questo caso olandese rischia di essere l'ennesimo meccanismo che si inceppa in una ruota ancora più vasta e ancora più complicata, che fatica a prendere posizione, che è quella dell'Europa. Un'Europa che abbiamo visto in tutti questi anni, adesso senza stare a riaprire le polemiche, ogni qualvolta che c'era bisogno di dare una mano all'Italia, ogni qualvolta che c'era bisogno di riscrivere le regole, per tanti motivi, ivi compresa forse l'inadeguatezza della nostra classe politica e dirigenziale, e questa è una valutazione che riguarda tutti i governi degli ultimi decenni, mai l'Europa è riuscita a cavare un ragno dal buco, se non qualche accordo che poi regolarmente è stato disatteso alla prova dei fatti, lasciando molto spesso l'Italia in prima linea a gestire le emergenze. Ecco, ora la nuova Commissione europea, che probabilmente verrà presentata martedì se Ursula von der Leyen riuscirà a trovare la quadra tra tutti i veti incrociati che ancora su alcune poltrone pare dividano partiti politici e stati membri, l'Europa avrà anche la questione migratoria da affrontare, perché se è vero che i dati di Frontex parlano di un calo degli arrivi, è sciocco illudersi che il problema della gestione migranti sia del tutto da accantonare, perché lo dicono le statistiche, lo dicono le previsioni, le stime, sono tanti i fattori che porteranno prima o poi a far saltare questi tappi temporanei che sono stati messi ai confini dell'Europa per evitare l'arrivo dei migranti. Ci sono le guerre, c'è la carestia, la fame, i cambiamenti climatici, tutti questi sono delle micce, degli inneschi potenziali per nuove ondate migratorie che ancora una volta riproporrebbero in Europa quell'emergenza che in passato l'Italia ha dovuto vivere sulla propria pelle. E allora l'Europa che con tanta fatica dopo il voto di inizio giugno sta cercando di tornare in campo a sì le grandi sfide economiche che abbiamo saputo raccontarvi, speriamo almeno nelle ultime giorni, che ancora tengono banco, ma anche e soprattutto bisogno di trovare una propria identità come confederazione di stati, una propria vision che deriva dal fatto di iniziare a smettere ogni stato membro di ragionare prima per se stesso e poi per l'Europa, ma di mettere l'Europa e l'esigenza di tutti gli stati in seno all'Europa e ognuno per ciascuno
al centro del dibattito per trovare delle soluzioni davvero condivise che siano utili a tutti e davvero efficaci e in grado di risolvere il problema. Perché se è innegabile che è sciocco pensare di riuscire in qualche modo a fermare l'immigrazione, che è un fenomeno che fa parte dell'origine dell'uomo, che come tale è inarrestabile, un po' come uno scoglio che ha la pretesa di fermare il mare, dall'altra è giusto dare delle risposte a chi arriva, ma a chi anche accoglie, e soprattutto evitare che questa necessità di salvare vite umane possa poi alla fine danneggiare i cittadini, i residenti, ed essere potenzialmente nociva anche a chi arriva da lontano. Sinora in Europa questa visione univoca non la si è mai vista ed è l'unica strada percorribile, ma per farlo bisogna davvero che ogni Stato membro in Europa, ogni parlamentare in Europa, inizi a ragionare nell'interesse del proprio Stato, certo, più che del proprio partito, ma soprattutto dell'Europa unita. Soltanto così, da condominio rissoso, l'Europa potrà diventare quella grande potenza economica, culturale, sociale, chiamatela come volete, quella grande federazione di stati che i padri fondatori dell'Europa avevano in mente e che oggi rischia di naufragare di fronte alle piccole e ristrette visioni dei singoli leader politici. Ci fermiamo qui, torniamo domani però con il weekend di Tra Parentesi. A domani. 10 minuti, l'attualità a colori. Di Claudio Michalizio.